È arrivato il momento di sistemare la mia postazione trucco perché, come vedete, è abbastanza disordinata. Allora, non so bene da dove iniziare onestamente, ma inizierei togliendo tutto praticamente. Quindi iniziamo, guardate qua che macello, perché ogni volta che mi trucco alla fine poi non ho voglia di sistemare e quindi rimane tutto questo casino. I pennelli li vado a mettere tutti qua dentro, così poi vado in bagno e li vado a lavare tutti quanti. Adesso inizio con la rimozione dei prodotti e comincio da questi che sono ancora in scatola perché mi sono arrivati e non ho ancora avuto modo di provarli, quindi li vado a mettere magari in un'altra parte nella mia stanza dove tengo i prodotti appunto ancora nuovi, insieme anche a questa beauty blender che di solito non utilizzo perché preferisco il pennello. Adesso tolgo le cose dei capelli, tipo questa pinza, questo elastico, quest'altro elastico, e anche questi vanno in un'altra parte in camera mia per i capelli. Bene, adesso andiamo a togliere tutti i mascara. Questi due che sono nuovi, appunto, come si può notare, li vado a mettere sempre nella parte di prodotti nuovi. Andiamo adesso con i prodotti per la base. Rossettini e infine matite e eyeliner. Non mi resta che togliere il temperino, il piegaciglia e la pinzetta. Adesso è il momento di pulire i contenitori, ovvero gli organizer, perché come vedete restano sempre sporchi di matita oppure di mascara. E comincio a dare una pulita qua dentro. Do una pulita anche ad alcuni prodotti, tipo questo, che ogni tanto capita che si sporchino. Bene, rimettiamo la carta velina e gli organizer. Cominciamo a risistemare tutto dentro partendo dalle palette. Adesso prendo tutti i mascara, che alcuni vanno anche finiti, quindi li devo usare spesso perché così almeno li finisco. Ed ecco qua, direi molto più sistemato rispetto a prima. Ora vado a lavare i pennelli.